Benvenuti a un nuovo video, ragazzi. Non mi piace vedere animali che combattono in natura, perché spesso uno dei due perisce, e qualunque esso sia, è sempre un dispiacere. Ma tra le lotte fra animali, una delle più letali è quella fra la mangusta e il cobra. Le manguste sono piccoli mammiferi che possono vivere anche addomesticate, e c'è una ragione: sono abili cacciatrici di serpenti e li tengono lontani dalle case. Le manguste sono estremamente veloci e agili, sono anche piuttosto forti per le loro dimensioni. Questo, insieme alla loro resistenza, significa che una mangusta può girare intorno a un cobra per un po' di tempo, prendendo numerosi colpi finché una di loro non lo atterra. Sono anche intelligenti e attirano deliberatamente gli attacchi del serpente. Può volerci tempo, ma una volta che una mangusta trova la giusta posizione, rompe il collo del serpente. I cobra sono abbastanza intelligenti, più di tutti gli altri serpenti. Si adattano alle tattiche della mangusta. Ma il girare in cerchio e schivare i colpi della mangusta alla fine li fa commettere degli errori. La mangusta non è potente, ma è estremamente agile, veloce ed efficiente con i suoi movimenti. Sfreccerà tra i colpi del serpente e morderà il serpente fino a quando questo non sarà esausto. Non potrà più alzarsi in posizioni di attacco e quindi la mangusta si avvicinerà e afferrerà il serpente per la testa o il collo, e per il serpente è tutto finito. La forma acrobatica della mangusta dà a loro un vantaggio: possono logorare il cobra se necessario, ovvero farlo stancare. Ecco alcuni scatti reali per te. Ho pensato di aggiungere un'inquadratura di un cobra per farti vedere che nessun animale è cattivo e nessuno meriterebbe di venire ucciso. Questa foto è reale ed è stata scattata in India. Questi cuccioli erano caduti in un pozzo e il cobra che era lì sembra proteggerli, impedendo loro di camminare dall'altra parte del pozzo, dove rischiavano di annegare. Come vedi, gli animali sono una risorsa incredibile per la terra. Se ne incontri qualcuno, lascialo stare e se è in difficoltà, cerca di aiutarlo. Certo, se trovi un cobra in difficoltà, ammesso che tu viva in India, Africa o Asia, chiama qualcuno che sia in grado di farlo e non toccarlo. Ci vediamo al prossimo video, cari utenti amanti degli animali.